Aduva nos, magister. Aiutaci, maestro. Quod semper facis. Nam clemens nobis es. Soffermiamoci su quod semper facis. Qui abbiamo il nesso relativo. In genere il nesso relativo compare all'inizio della frase, ma non è questo l'elemento decisivo, discriminante. Per capire se si tratta di un pronome relativo vero e proprio, dobbiamo accertarci che introduca una subordinata relativa e che quindi faccia parte di un periodo in cui c'è una principale. Ebbene, queste condizioni qui non sono soddisfatte, perché manca la principale, quod semper facis, non c'è un'altra frase. Dunque, se manca la principale, siamo in presenza di un nesso relativo. Come lo traduciamo? Dobbiamo tradurre il relativo con un pronome dimostrativo o determinativo, quindi dimostrativo, costui, questo, questi, eccetera, o determinativo, quindi personale, egli, lei, loro, che però corrisponda, ed è questa la condizione fondamentale, per genere, numero e caso al relativo. Nel nostro esempio, quod corrisponde all'accusativo neutro singolare di quique quod, quindi possiamo tradurre quod con ciò, quindi id, oppure con il neutro corrispondente di che coc, hoc. Quindi possiamo quindi tradurre quod in questa frase in due modi: e fai sempre ciò, oppure e lo fai sempre, ed è questa la prima modalità, cioè con un pronome determinativo o personale, oppure e sempre fai questo con un pronome dimostrativo. In ambedue i casi il pronome deve essere preceduto da una congiunzione coordinante. Questa può essere copulativa, e, oppure avversativa, ma, oppure conclusiva, quindi. Come tradurresti questa frase? Troiani a sinistro cornu universi procurrunt, quorum impetus achivi non tulerunt. Attenzione, c'è un nesso relativo.